padre molto simpatico che è venuto a trovarci, tanto gentile, ma anche un po' mascalzoncello, no, è molto simpatico. Don Fumino, ragazze, fatelo entrare, grazie. Salve, 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 salve. Buonasera. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Raffaella. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Ah, che periodaccio, Raffaella. Sono disperato, sono disperato. Oddio, non dica così, padre. C'ho il campanaro, ma ha iniziato lo sciopero a campana selvaggia proprio ora sotto le feste. È un disastro. Sì, sì, sì. A Pasqua non so come fare. Ho scritturato un brasiliano, no, questo buon compigno. È uno che... che viene a suonare. Sì, sì, buon compigno. No, no, ora non le suonano più. Da non confondersi con buon compagni, eh. Ah, no, no. Il no. Pilota di Formula 1. Cioè, su tutti i giornali è passata alla Ferrari, no? È una cosa... Sì, molto importante. E non le suonano più le campane. Ma che ora mettono dischi e lui si è autonominato disc jockey. Di campane. Insomma, mi fa gli scherzi, mi boicotta. L'altro giorno a un funerale mi ci ha messo: Maramao, perché sei morto? Oh. Sì, poi alla fine della giornata ha messo il disc jockey, buon compigno, ringrazia per l'ascolto e vi attende domani per eseguire un mirabile vespro. Insomma, non si vive più. Gli ho preso anche un chierico brasiliano perché oggi sono in due. La Roma insegna, vero? Non si divertan più. Non si divertan più, a gemelli. Iapigno. Iapigno? Sì, sì, sì. Mi bello. Pare di conoscerlo. È un chierico, da non confondere col coreografo tedesco, eh. Quale? Quello Pino. Ya! Pino, da non confondere, insomma. Ah, bravo, bravo, sì, di sì, tedesco, sì, sì. Eh? Ho dovuto fare il libro d'ammessa tondo perché, sai, sono abituati loro col pallone. È difficile leggerci, ma insomma. Tacco, ginocchio, testa, in 7 minuti si fa una messa. Oh. E va bene, smettiamo con le battute da clown. Va, va bene, allora, Don Fumino, mi togli solamente una curiosità. Renzo Montagnani, bravissimo. Grazie. Grazie. Oh, perché il tuo Don Fumino c'ha la sciarpa rossa? Perché un po'... La sciarpa rossa di Don Fumino è un po' il simbolo della contestazione. È un po' discoletto. È un prete che contesta, perché è un prete... Non adesso è che lo spogliamo per intero, eh? Levo questo abito appunto per non contaminarlo con le battute eventuali che mi possono venire fuori. No, sì. Che qualcuno per cortesia mi porta la giacca. Comunque devo dire che Don Fumino ha un successo in televisione. Naturalmente ricordate tutti il programma della Seconda Rete. Ci vediamo lunedì, ci pensiamo, anzi. Lunedì pensiamo. Con Alida Kelly, questa stupenda sì. Donna, brava cantante, ottima attrice. Sì, ottima compagna. E ecco, volevo domandarti anche questo. Immagino che sia una compagna stupenda, anche perché voi vi conoscete, avete già fatto l'altra edizione. Sì, sì, ormai... Ormai vi sopportate. Manca poco, si va in pensione. No, guarda, Alida sta benissimo ed è molto bella, devo dire. Sì, ed è soprattutto molto brava. Molto Io brava, la ritengo un'attrice piena di temperamento, piena di complessi. Non ha voluto venire qui perché si vergogna, pensa. Mamma mia, pensate si che vergogna, io penso, ha paura, penso una donna che fa spettacolo, io lo trovo assurdo. Alida, comunque. Se ci stai ascoltando in questo momento, guarda che se non vieni mi offendo, perché non puoi avere paura. Di che cosa? Questa è una famiglia, è vero? Come ti senti? Ma io mi sento benissimo, come in casa mia. Oddio, in casa mia il panorama è vero, si respira aria buona, invece che è condizionata, ma più o meno più o mi meno sento così. Sì. Comunque, Alida, quando vuoi venire sei sempre la benvenuta, te lo dico proprio onestamente. Parliamo adesso invece di te. Don Fumino, dovete sapere che ha un successo così grande che ha dovuto fare un disco il nostro Renzo Montagnani. Ecco qua questo disco che ha da una parte Don Fumino e dall'altra parte il bidello Salvatore. Ecco, tutti i bambini naturalmente ce l'hanno già perché va a ruba, sì, questo disco, mi si dice. Quando lo trovano, perché pare che non si trovi. Ah, l'hai fatto diventare un Sì, l'hanno un fatto pezzo fare raro. Di nascosto, sì, il disco, sì, la casa l'ha fatto per sì, tenerlo. Sì, è oro, meglio non venderlo. Sì. No, no, invece è bene, perché io so che ai bambini piace moltissimo. Senti, Renzo, tu hai fatto un sacco di film, un sacco sì, di... Sì, tanti ne ho fatti. Sceneggiati. E adesso sei, diciamo così, nello show business puro. Sì. Ti diverte fare questo tipo di spettacoli? Mi diverte moltissimo, anche perché io... Quando, diciamo così, faccio il comico, o cerco di farlo, di essere divertente, penso ai cartoni animati. Io fin da bambino ho pensato ai cartoni animati, a cose belle che funzionano e non si rompono mai.
Tu hai visto i gatti che cadono dal quinto piano? Non si rompono mai, no? Si spezzano e poi si ricompongono piano piano, quindi anche la gestualità è molto importante. Infatti la mia è una comicità che a qualcuno non piace. Per esempio la mia gestualità, che è quella in fondo del cartone animato, è ripetitiva. Quel gesto così con le mani che qualcuno mi ha rimproverato. Se i bambini lo fanno, vuol dire che l'hanno recepito proprio perché è ripetitivo da parte mia, certo. Questo gesto, i miei le vocali, i suoni. Non so, avrei visto Topolino, l'avrai letto anche tu. Quando tentava di sparare non ci riusciva e c'era scritto Rat Pop Slam, sì. Zippo Ip e Crac Crac, maledizione, la mia pistola non funziona. Sì, sì, è verissimo, verissimo. Proprio è bello così. Guarda, ne parli con una che, guarda la sigla che abbiamo noi, che è una sigla che proprio sembra veramente un fumetto, una striscia. È bello per quello. Ma proprio. Ci vuole ironia, ci vuole gioco, ci vuole fantasia. Chiaro, l'ironia salva tutto, sempre. Senti, tu hai studiato farmacia, sei farmacista, sì, vero e proprio? Sono farmacista. Ecco, quando è che ti sei tragico. Accorto che il teatro era meglio di fare il farmacista? Molto prima di fare farmacista, chiaramente. Ah, però l'hai dovuto fare per... Sì, anche per dare soddisfazione ai miei genitori, per cui lo ritenevo un dovere, ecco. Mm. Dopodiché sono scappato, mi sono messo a fare... Senti, ho letto nella tua scheda una cosa buffissima, ma tu sei andato a inaugurare un ponte una volta? Sì, no, un raccontami ponte perché... che non andava da nessuna parte. Perché avevano lì... prego, chi è che ti ha invitato? No, eravamo a provare... Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg con Adriana Asti. Eravamo su vicini ad Alba, anzi a Cinzano proprio, eravamo lì a provare questo paesino e ci hanno invitati, venite a inaugurare il ponte un mese prima. Dico, vabbè, ci veniamo. Siamo andati a inaugurare questo ponte, avevano litigato fra Genio Civile e gli Alpini, non so chi, avevano deviato il corso di questo ruscello, ecco. Quindi il ponte non andava più da nessuna parte, era un ponte così in mezzo alla campagna, per conto suo. Scusa, ma mi ha fatto molto ridere. Pensa tu, ci andiamo a inaugurare questo ponte, poi anche che non serviva più a nulla. Non serviva più a nulla, perché avevano deviato il corso di questo ruscello, per cui... Senti... Tu però sei un po' abituato a questi piccoli incidenti spiritosi nel lavoro. Sì, a me succede tutto. Ti succede di tutto. Agli inizi la commedia musicale Valentina era il mio primo anno di teatro. C'era il povero Enrico Viarisio, Isabardito, vabbè, tutti gli attori. Eravamo in scena io e Viarisio e c'è cascata addosso praticamente un telone da circo. Tutto in velluto, pesante, perché allora le scene erano piene di orpelli, di cose. Tutto. Col povero Enrichetto sotto, che chi se lo ricorda sa come parlava. Ma insomma, usando altri termini. Certo, un po' più violenti. Sì, tirami fuori di qui tu che sei giovane. Diceva, Tutto con velluto pesantissimo, peraltro. Sì, poi l'altro giorno in studio mi è cascato addosso un cavallo. Ah sì? Sì, mi è cascato addosso un cavallo, questa è la verità. Ma davvero? Sì, mi è cascato, dovevamo fare la parodia di Zorro, io arrivavo col cavallo, non aveva le scarpe di gomma, non gliele avevano portate, sì, c'erano le scarpe di gomma. Sì, lo so. Noi abbiamo tutto l'argento, la carta argentata in terra, il cavallo è scivolato, io sono rimasto sotto con una gamba. E Romolo Siena la prima cosa che ha detto, adesso come facciamo a finire? E io ero sotto il cavallo pesa 700 kg. Mi hanno preso, mi hanno portato di corsa al pronto soccorso. Non ha detto soccorso. Si è fatto male il cavallo? Non ha detto si è no, no, dopo no, la battuta vabbè. Di spirito dice era peggio se gli cascavi addosso tu. Ma, vabbè. No, le battute. Comunque devo ricordare che Romolo Siena è stato il mio primo regista quando facevamo Io, Agata e Tu, veramente il primo spettacolo di grande successo ed è un uomo adorabilissimo, è lungo, magro, sì, sì. È un cartone schivo, animato, anche è un cartone a me animato. Piace. Però è molto bello lavorare con lui perché è sciolto e gradevole, cioè non è un regista che... No, poi ha un pregio, la velocità. È veloce. La velocità perché non ti costringe a ripetere le scene 20 volte, anche perché tu sai benissimo, diventa meccanica e quindi perdono il loro sapore. Infatti noi andiamo dal vivo così proprio. Ma è la cosa più bella, la trasmissione dal vivo, è una cosa che farò anch'io prossimamente, per ecco, fortuna. Infatti volevo domandarti, progetti per il future? Per il future, questa parola che io uso continuamente... il trappolone è diventato una realtà che impegna un centinaio di persone. Perché una trasmissione vera e propria. Sì, sarà un quiz spettacolo. Mm-hmm. Un quiz con delle scenette il 10 di maggio. Il 10 di maggio. Poco. Di giugno, scusami. Ah, no, il 10 di maggio va ancora in onda. Ci pensiamo lunedì.
E sono 6.800 puntate, una cosa del genere. Non lo so, auguri, solo per la resistenza. Facciamo come gli americani. Beh, te, io un po' sto scherzando, è vero, ovviamente. Io, sai, almeno vado, andrò in onda una volta alla settimana, ma tutti i giorni deve essere pazzesco. Insomma, va bene, lasciamo perdere. Allora, senti... Nel trappolone faccio anche Pronto Raffaello, ecco, ti avverto. Faccio la tua parodia. No, adesso voglio sapere, tu che cosa domanderai alle signore? Quanti chicchi di riso ci sono nel rosario? No, ma appunto, no, cioè, quanti semini ci sono in questo barato? Io gli mando, quanti peli sotto bracci c'ha Andreotti? Ecco, per esempio. Non so, se la signora mi dice, non so, 10.000, 100.000, dico no, non è vero. Sbagliato, perché Andreotti sotto braccio, un ciapelli, c'ha capelli. Sta un po'... C'ha capelli. Ecco, quindi... Di dove sei? Toscano. Indovina. Firenze? Poi, sì, sono Firenze, di Firenze. Fiorentina. Sono nato su un treno a Alessandria. Anche quello, ecco, già quello forse era un segno, sì. Sì, su un treno a Alessandria, quindi sono segnato a Alessandria, ma sono fiorentino. Sono un po' come te, che sei nata dappertutto, no? Io lo sento quando telefonano i bambini. Sì. Oh, Cavalzere, sono nata lì. Non è vero. La tua mamma, il tuo babbo, o ci hai vissuto per degli anni. Questa è un'altra delle cose che userò nella parodia, no? Non è vero. Io sono Mazzara del Vallo, sono stata 25 anni a Mazzara del Vallo, e poi non hai il tempo di andare in tutti questi posti. Carino, non è vero. Io sono nata a Bologna, però la mia famiglia è di Bellaria, vicino Rimini, Bellaria Gioia Marina. Aspetta, e quella per me significava libertà, perché non andavo a scuola, gli andavo solo in vacanza. Hai capito, ecco, perché l'adoro? Sì, la poi hai parlato in Veneto. Ah, sì, sono stata lì. Ho ma non è tante vero, volte. Esagerato. No, senti una cosa. Allora, tu sei sposato da 30 anni con... Da 30 anni. Eileen? Eileen. Si scrive Eileen, si pronuncia Eileen. Di dov'è? È una brindellona inglese. Una brindellona? Sì, perché sarà è alta. Contenta di questa è cosa. È un metro, ma io l'ho sempre chiamata così. Certo. Da giovane la chiamavo canne vuote perché era magra. Ecco. Era una Bluebell. È stata una delle prime ballerine di Stephen. Mm-hmm. E poi ha smesso perché splendida la sua vera donna, vocazione... Sarà. Sì. Ancora oggi, devo dire, un fiore di signore. La sua vera vocazione? Era la casa. Io l'ho scoperto dai metri di sciarpa che faceva quando... In teatro? Sì, perché volle smettere di lavorare. Lei stava in casa e faceva dei metri, mi ha fatto un pullover una volta, il primo bottone incominciava qui e finiva qua. Io per amore me lo sono messo perché era una lana, non so, di orso. Storceva, e quindi, ma lei poverina l'ha fatto con tanto amore. Sì, poi... E devo dire che è molto bello, perché ci sono delle bellissime donne che tu vedi che danno la sensazione di essere magari mangiatrici di uomini, in realtà sono molto belle, fanno perfettamente il loro lavoro, sì, ma... e poi sono delle mogli precise. Ma lei continua a staccare la carta dai muri, a riattaccarla. Vabbè, ma è attiva, però l'importante però magari è che scoprirò che è schizofrenico, paranoica. Esagerato. Dopo 30 anni, ma senti, non credo. Devo andare a giocare. Sì, sì. Dopo torno. Grazie, ti posso offrire un aperitivo? Sì, un Dal Chili, per favore. Oh, che complicazione. No, guarda, c'è un po' di vino bianco per la un bocca po' di vino secca. Bianco che la bocca secca, senz'altro. Grazie. Allora,